Consultazione popolare. Scegli ora il candidato in una lista di 5 possibili candidati sindaci per il centrodestra. Allora, lo scopo dei nostri banchetti, 41 banchetti che coprono tutti i municipi di Roma, è quello di consultare i romani, cioè far scegliere ai romani qual è il sindaco che preferiscono e soprattutto quali sono le priorità che chiedono al futuro sindaco e su cui chiedono un impegno immediato per la città di Roma. Roma esce da una situazione disastrosa, tutti i problemi che vivono i cittadini romani sulle loro spalle tutti i giorni sono innumerevoli. Questo anche e soprattutto per colpa di una giunta di centrosinistra, Guida Marino, che ha devastato la nostra città. Quindi oggi noi con grande gioia siamo ad ascoltare i romani, la politica che con grande umiltà, noi con Salvini, con grande umiltà ascolta i romani e fa decidere a loro chi vorrebbero come sindaco della nostra città. Noi abbiamo detto che eravamo disponibili, laddove non si fosse trovato un candidato che metteva insieme tutto il centrodestra, noi eravamo disponibili a confrontarci con i cittadini. A Milano è stato possibile individuare un candidato nella figura di Parisi che ha riunito tutto il centrodestra, un centrodestra nuovo che non è più la sommatoria, non deve più essere la sommatoria dei singoli partiti, ma deve poter rappresentare l'elettorato di centrodestra, che è molto vasto e che noi siamo convinti sia ancora la maggioranza del popolo italiano. Guardi, noi non abbiamo posto mai veti su nessuno, però abbiamo riscontrato che alcune dichiarazioni non sono piaciute ai romani, soprattutto su alcuni temi che per noi sono fondamentali, penso a quello della legalità e della sicurezza, ma vogliamo che siano i romani a dirci cosa preferiscono per la città.